Ciao a tutti, sono Maurizio Bioccatti, testimonial feeder Trabucco, sono in compagnia del mio socio Ciro, anche lui testimonial Trabucco. Ci troviamo sul Po oggi e tenteremo di pescare barbi d'Italia. Ci troviamo in località Olza, vicino a Isola Serafini, provincia di Piacenza. E il tratto dove pescheremo oggi è praticamente diviso da Isola Serafini. Saremo sul lato piacentino, dove qui il Po si abbassa di fondale, forma dei raschi, dove solitamente, e quasi sicuramente speriamo, potremo incontrare grossi barbi. Questo tratto d'acqua sono molto frequenti anche delle brem d'Italia. Sì. Speriamo di oggi di brem molto grosse, anche, prenderne sì, qualcuna, quindi è molto popolato dalle grosse brem. Brem, aspio e barbi. Speriamo bene. Possiamo incominciare? Certo. Incominciamo. Per questa tipologia di pesca in acque libere a volte ci troviamo in situazioni che dobbiamo lasciare la macchina in un determinato posto perché ci sono le sbarre, per cui per affrontare il nostro posto che desideriamo fare bisogna fare un po' di passi a piedi. Per cui in questo caso io ho utilizzato lo zaino, si chiama Supreme Stork, è il più piccolo della serie che è Carp, ma adatto per la pesca che dobbiamo fare noi. All'interno ho messo le cose fondamentali per una pesca in Po col feeder in movimento. Contengono due scatole con i pasturatori vari che poi vi spiegherò. Oltre al tascone interno, come potete vedere, che è separato da uno sportellino in velcro, qui praticamente possiamo mettere i nostri accessori e sotto si può mettere una tuta antiacqua, delle cose di ricambio. Oltre a questo abbiamo delle comode tasche, qua si può trovare una valigetta che è compresa nello zaino, dove abbiamo tutta la nostra attrezzatura. Scusate se ho un po' di fiatone, ma ci sono 2 gradi, questo è un feeder invernale per cui fa freddo e ne risento un po'. Come potete vedere abbiamo ami di varia gamma, poi vi spiegherò se potremmo utilizzare questi o questi, poi però andremo con gradi, finali in fluorocarbon, finali normali e tutte le varie scatoline dove metto tutta la mia minuteria. Novità di quest'anno sono i piantoni da fiume praticamente, ci sono di 3 misure, cioè il 1,25 m, il 1,60 m e il 2 m. La caratteristica è sono il materiale in alluminio molto leggero ma comunque sia resistente, fornito di trivella per cui possiamo piantarlo dove vogliamo con molta facilità. L'accessorio ha un perno, elemento fondamentale per fissare sul terreno il puntale. I picchetti saranno 2, il più lungo davanti, il più corto dietro, dove poi appoggeremo la canna per fare la pesca in feeder in movimento. Questa tipologia di pesca si utilizzano pasturatori che tengono poco la corrente, perché a noi serve che comunque sia l'esca sia sempre in movimento. Poi si lancia leggermente a monte. Quando il pasturatore tocca il fondo, chiudiamo l'archetto e appoggiamo la canna. Quando la corrente comincerà a trasportare il nostro pasturatore, l'esca comincerà a muoversi in maniera molto sinuosa, in modo che sia molto più adiscante per i pesci. Nel momento in cui vediamo che il pasturatore magari si ferma perché c'è un sasso o qualche altro piccolo ostacolo, muoviamo leggermente la lenza madre per farlo ripartire. Il divertimento è anche interpretare la mangiata mentre il feeder è in movimento, comunque sia è sempre un colpo secco della canna.
La canna che sto usando per questa pescata si chiama Signum XPS Barbel Feeder. È una canna molto potente, dotata di una schiena molto potente, ma nello stesso tempo c'è un fusto molto sottile. Quindi è una canna anche piacevole da usare e ci fa divertire. Come potete notare, questa canna, essendo anche molto potente, c'è un'ottima azione progressiva. Queste canne sono disponibili in due versioni, c'è la 14 piedi e la 15 piedi. Abbiamo in dotazione tre vettini che possiamo scegliere in base alle nostre esigenze, e i tre vettini di questa canna sono tutti vettini realizzati in carbonio. Il fatto che gli anelli sono molto grandi come circonferenza ci aiuta ad utilizzare anche fili molto sostenuti, fili del 35-40. Ecco il primo pesce della giornata, un bellissimo barbo, integro, tenero, livrea perfetta, un bel barbo del Po. Adesso lo rimettiamo in acqua con cura, mi raccomando sempre massimo rispetto per il pesce. Piano piano lo ossigeniamo con molta cura. Vi stavo parlando degli anelli, volevo farvi notare una cosa molto particolare. Questo piccolo sostegno che troviamo vicino alla parte anteriore degli anelli ci aiuta a prevenire qualora ci fossero ulteriori garbugli da parte del nostro filo. Combinato a questa canna si chiama Cosmio CX 5005. È un mulinello ideato e progettato proprio per la pesca feeder, infatti è disponibile in un'unica misura, 5005. Cosa molto importante di questo mulinello, che come potete notare ha il corpo in grafite, quindi lo rende molto leggero e piacevole. In dotazione ci sono due bobine, una in alluminio e una in grafite. La bobina in alluminio la possiamo tranquillamente utilizzare quando decidiamo di impiegare delle trecce o dei fili sottili, mentre la bobina in grafite la possiamo utilizzare per i tradizionali nylon. Questo mulinello ha un max drag di 7 kg, abbiamo 3 cuscinetti più 1 e antiritorno un finito. Una cosa molto importante è che il rapporto qualità prezzo è veramente imbattibile, una vera e propria macchina da guerra, assolutamente da provare. È arrivata anche una bella brem, quindi come potete notare questo posto è veramente ricco di pesci. Ho attaccato un bel pesce, probabilmente un grosso barbo, purtroppo si è andato a infilare in qualche tana, in qualche tronco e ho spaccato il finale. Ora vi spiego un po' la tipologia di pesca, la montatura. Come abbiamo detto precedentemente è una pesca a scarroccio, feeder in movimento. La montatura, come potete vedere, ha un finale molto lungo. Sto utilizzando come finale il filo fluorocarbon FC403 nella misura del 16. Uso uno spezzone che è lungo all'incirca 1,80 m. Uso il terminale di 1,80 m perché facendo questa pesca col feeder in movimento
si utilizzano finali così lunghi perché devono essere molto morbidi e molto attiranti per il pesce. Il pasturatore che sto utilizzando è della linea Airtech, un Widow Feeder. Anche questo è un pasturatore utilizzato in acque ferme per lanciare lontano, e lo utilizzo apposta in corrente perché, tenendo poco la corrente, mi crea quel movimento perfetto per questo tipo di pesca. L'apertura di questo pasturatore è a finestra, window feeder, si gira il piombo e si apre la finestra, eventualmente si può modificare l'apertura per la fuoriuscita della pastura dei brigattini, però questo si utilizza per l'acqua ferma. Nel mio caso io lo chiudo tutto. Doppietta! Ti ho detto che qui partono, quando partono in coppia. Ha cominciato anche a piovigginare. In questo tratto bisogna essere sempre molto pronti col pesce subito in canna, perché tendono a intanarsi, ci sono molti ostacoli, non sembrerebbe. Questo raschio comunque magari probabilmente ha dei tronchi infilati in mezzo e il barbo di taglia, la prima cosa che fa va a cercare di intanarsi. A me purtroppo mi si è slamato e invece Ciro è ancora in fase di combattimento. No, è sicuramente un barbo questo, guarda come piega la canna. Ci tenevo a dirvi che questa canna lancia tranquillamente zavorre da 200 grammi. Bellissima l'azione progressiva, comunque un bel pesce. Adesso pian piano, vedi come prende, cerchiamo di staccarlo dal fondo. In questi casi il terminale FC403, siccome è un terminale che tiene molto all'abrasione, ci aiuta molto a tirare fuori questi pesci. Eccolo qui, pian piano. Ci mette una dura prova l'attrezzatura, un bellissimo barbo integro perfetto, ci ha fatto veramente divertire, bel barbo. Bravo Ciro, questo sicuramente passi 3 kg. Bellissimo pesce. Bravo. L'ammo che ho utilizzato per prendere questo pesce è il 710XB, un ammo molto robusto con artiglione, un ammo che non perdona, quindi assolutamente affidabile, della misura del 16. Piove ma mangiano. Un altro Ciro. Sto utilizzando una Perfecta Advanced Fever della misura di 14 piedi. È una canna molto potente con un range di 130 grammi, perfetta per questa tipologia di pesca, perché è anche una canna che permette di lanciare in fuori. Adesso noi staremo pescando sulla linea dei 30-40 metri, per cui ci vuole una canna che, una volta che il pasturatore si muove, la tenga correttamente in linea sulla nostra linea di pesca. È stato un bel combattimento, adesso il barbo è veramente stanco. Adesso lo porto lentamente verso riva, lo spiaggio, lo slamo e il rilascio immediato, sempre il rispetto per il pescato. Un bel barbo del Po. Diciamo che questa non è la taglia più grande, perché qua ci sono barbi che possono superare anche i 4 kg e mezzo di peso. Comunque questo è già un discreto pesce, sono pesci che comunque sia ci fanno divertire. Vai, ritorno in fiume. Parliamo un po' del lenza madre e Ami. Come lenza madre abbiamo utilizzato l'XPS Feeder, un filo che ormai penso conosciate tutti.
Abbiamo messo in bobina come lenza madre lo 0,25 e come shock leader una canna e mezzo dello 0,30 per andare in sicurezza, visto che comunque sia dobbiamo fare dei lanci abbastanza sostenuti per non stressare il filo. Abbiamo aggiunto una spezzone dal 30. Come ami abbiamo usato della linea XPS i 710XB. Sono ami a filo medio, sono ami molto resistenti, come avete potuto vedere dalle immagini. Ci è riuscito a agganciare un barbo di 3 kg e passa con ami che comunque sia non sono molto, molto pesanti. Abbiamo utilizzato questi ami perché ci siamo resi conto che oggi i pesci si mangiavano, ma mangiavano molto, erano molto sospettosi nelle mangiate, per cui abbiamo allungato il finale e poi abbiamo legato questi ami qui, che sono molto più leggeri di un filo grosso. Vai, doppietta! Che giornata! Siamo riusciti anche a fare una doppietta. Ciro, questo qua è l'ultimo pesce della giornata ed è un bel pesce. L'ho fatto lavorare. Speriamo che non si slami adesso. Che pezzatura che c'è in questo posto. Che pezzatura. No, no, vieni. Bello. Bello, bello. Molti pensano che la pesca al barbo sia una pesca statica, cioè con un posturatore grosso e si aspetta che il barbo mangi. Però utilizzando questa tecnica, che è anche molto divertente, cioè c'è sempre la canna in movimento, per cui è per niente statica, e il pesce comunque sia e viene. Guardate qua che pezzatura. La giornata si conclude qua, pesci ne abbiamo presi, ci siamo divertiti e ragazzi, questa è la pesca a feeder in movimento. Allora Maurizio, secondo me dobbiamo essere soddisfatti, perché nonostante le condizioni rigide, il freddo, noi comunque abbiamo preso un bel po' di pesci. Sì, calcolando che stamattina la macchina segnava meno 2, per cui stiamo pescando non so con quanti gradi, 1, 2 probabilmente, per cui anche se la temperatura è rigida, il pesce siamo riusciti a tirarlo fuori, e che pesce. Detto questo, prima che venga a nevicare, chiudiamo tutto e andiamo a casa. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.